Roberto, adesso mi dite tutti quanti i vostri nomi, ok? Elia. Aria. Sofia. Simona. E te? Alessia. Ok. Te? Tu lo dici, come ti chiami? Clara. Clara. E lui? Francesco. Francesco, perfetto. Sì, dai, Elena, certo. Poi la ragazza Sara, Daniela. Daniela, vabbè, Abdul è nascosto, lui concentrare. Allora, state bene qua? Sì. Ti divertite, eh? Bene. Stamattina, visto che mi hanno invitato, io sono venuto tanto volentieri per fare due chiacchiere con voi. Siete tutti di Lucrezia, di dove siete? Tutti di qua della zona, Fano, c'è qualcuno di Fano? La Sofì che è giù di Carrara. Ah, e anche là, Clara. Io arrivo da fuori, non sono marchigiano. Tu di dove sei? Ah, Cucurano. Allora, io sono di Perugia. Sapete dov'è Perugia? In Umbria. Dunque, sono in mezzo lì. Qua in città. Però abito a Mondaggio. Perché faccio un lavoro un po' particolare, faccio il cantante. E allora mi sono trasferito qua a Mondaggio. Sto bene qua. E oggi parleremo un po' di tutto. Avete qualche... La passione del canto chi ce l'ha? Io. Te? Eva che lei? Non parla, ma chi ha passione per la musica? Chi suona qualcosa? Te non suoni? Te non suoni? No. Ok, allora, che suoni? Che trombone. Trombone, addirittura. Lo sai che in orchestra ti può servire un trombonista per qualche anno? Pianoforte, l'ho studiato per 4-5 anni e poi l'ho smesso. Perché io ho sempre avuto voglia di fare tutto, ma di studiare ci vuole sempre poco. Però sono arrivato ad un'età che adesso sono stato fortunato alla fine, dai, perché sono riuscito a fare il lavoro che mi piace. Fare un'altra foto. È bella. Dopo le facciamo le fotografie, facciamo gli autografi, va bene? Sì, facciamo tutto, magari cantate qualche canzoncina così almeno, eh? Eh sì, Ve le insegnano le canzoncine, le maestre? No? Ma c'è una bacchettatina, ci vuole una bacchettata, qua le canzoncine sono fondamentali. Però l'altro giorno abbiamo messo il CD della musica, vero Asia? Bene, siamo perdonate. Adesso... Non c'è più scuse perché alle maestre gli hanno portato 4 5 e devono far ascoltare tutti quanti. Allora io, la mia passione è nata praticamente, te quanti anni hai? 12. Prima, chi è più piccolo? 11. Forse a 10-11 anni, io a 10-11 anni già ero alto così e già cantavo. Come vedete non sono stato mai grande, dunque immagino quando sono 11 anni come era. Proprio secco, leggero, e io cantavo dappertutto, casa, in macchina, imitavo tutti i cantanti che mi piacevano, tutti. Cantavo soprattutto le canzoni dei cartoni animati, quello è importante, no? C'era... Io sono un po' più grandicello, come voi adesso, che cartoni vedete di solito? Che ci sono adesso? Che cartoni ci sono? Io mi sono perso un po'. Che cartoni vi piacciono, ragazzi? Niente, non vedete cartoni. No. Quando avevo 10-11 anni io c'era Holly e Benji. Era un... Io lo guardo! Anche te lo guardo. Anche io lo guardo. C'era... Ce n'erano tanti, c'era una trasmissione che si chiamava Bim Bum Bam, e
passavano tutte queste canzoni animali. Io sempre, cantavo sempre queste canzoncine di Cristina D'Avena, andate ad ascoltare. E che è successo? Ho portato allo stremo mio papà e mia mamma, perché io cantavo dappertutto, facevo un disastro. Allora mi hanno regalato il cantatore, c'era una console così alta, con un microfono, e inserivi la cassettina e cantavi. Ok? E da lì ho iniziato a cantare, però cantavo così. Fino a che a 15 anni mio papà mi ha comprato il primo impianto, due casse, un lettore di basi e un microfono, vero? Allora lì, nel garage, ho fatto la guerra con i vicini, perché i vicini non potevano sentire più la musica, perché cantavo dalla mattina alla sera, fino a mezzanotte, in garage, dunque facevo un casino della Madonna. Dunque, tutti arrabbiati da me, fino a che a 17 anni ho iniziato a fare qualche seratina, andiamo su qualche bar con gli amici, capito? Cantavo e poi ho preso un po' il via, ho preso il via, fino a che ho cominciato a farne un lavoro. I cartoni animati li guardavo comunque, perché quelli bisogna sempre, anche adesso mi guardo i Simpson, i Griffin, tutti questi cartoni su Sky, ormai sono diventati un patrimonio, e facevo le mie seratine, guadagnavo qualche soldino, anche perché, come dicevo prima, voglia di studiare avevo sempre poca, infatti io non ho finito nemmeno le superiori e sono andato a lavorare. Dunque lavoravo e cantavo. Lavoravo tutto il giorno fino magari anche a tarda sera, fino alle 10, poi uscivo e andavo a cantare. Lavoravo in continuazione, ero sempre in movimento. E vai da fuori, costo tutte le cose così. E guarda. E così è iniziata questa avventura, che mi ha fatto incontrare tanti personaggi strani, persone buffe, persone curiose, tanta gente. Ed è cambiato anche il modo di parlare. Io prima, io sono una persona timidissima, proprio timida, ero sempre chiuso. Con questa passione che ho portato avanti mi ha dato la forza anche di aprirmi un po' e di riuscire a parlare alla gente, anche perché cantare è qualcosa che viene da dentro. Poi è subentrata la TV, anche domani sera, se intanto alle 9 credo che non fate niente sicuramente, alle 9 domani sera sul canale 83, sarò in TV domani sera, così almeno se vi va ci vediamo un'altra volta ancora. Mi vedrete un po' da lontano, un po' rimpicciolito, però per sempre alla fine. E domani sera presenteremo tante canzoni nuove, anche perché voi crescete e come crescete voi cambiano le canzoncine. Ogni 6-7 minuti escono delle canzoni nuove. Dite qualcosa voi piuttosto, o mi raccontate qualcosa che avete fatto ieri, che state facendo in questi giorni qua, se le maestre sono brave oppure no. Ditemi qualcosa, dai. Partiamo da te, il maschietto della situazione, dai, l'uomo di casa. Abdul, tu ci sei? No, adesso. Ok, ti aspettiamo, dai. Noi ti aspettiamo, anche per vedere tutto. Ci sono che vado a fare gli allenamenti. Allenamenti? Che fai rugby? No, c'è un'altra cosa che lui fa, dicono un po' di dire. Gli ha detto che suona il trombone. Ah, ok. Fai rugby. Oh, interessante. E anche bravo. Ma tu sei bello testatello, eh. Forte. E che ruolo fai? Fai pilone. Ah, interessante. Non ci ho mai giocato, ma io credo che non l'assumono, è vero?
sa che a me non mi prendono perché la stanza non c'è. E poi fai i compiti, ti piace fare i compiti. Quanti anni hai? 12 anni. Beato te. E va bene, le maestre sono brave, ti trovi bene qui, distruggi tutto oppure... No? Allora è anche bravo, dai, alla fine. Sì, molto. Sei un gigante buono, io. Oltre al pianoforte? Canti in camera mia. Bene, tu devi continuare a cantare in camera tua, canta sempre, in continuazione. Registrati, riascoltati, perché il canto è un dono, è un regalo che il Signore ci ha fatto, perché tutti possono cantare, ma esprimere è un'altra cosa. Tu puoi cantare, essere bravo, ma non esprimi nulla. Tu canta sempre, fai tutto quello che ti piace, canta, canta sempre con forza. Credici sempre e non aver paura mai del giudizio degli altri o di chi ti può dire non sei bravo. Tu lascia perdere, tu vai per la tua strada e canta, tu canta, canta sempre. Io mi sono fatto venire a contro un paese intero a casa mia quando cantavo dalla mattina alla sera, perché i vicini tutti arrabbiati, io usciva col battitappeto, capito? Ho fatto arrabbiare tutti, ho detto tu vai tranquillo. Se sono arrivato qua, comunque significa che sono stato forte. Poi, qui come ti trovi? Bene. Bene? Si vede, c'è un sorriso. Non ti dà capire, le maestre... Meno male. Ma non so tanto convinto. No, dai, lei è cresciuta con noi. Da tanti anni che ci conosciamo. E che sei di? Di Lucrezia. Voi dite Lucrezia. Io dico Lucrezia. Io è l'accento. Io sono con una ragazza di Fano che mi bacchetta sempre sul mio italiano, perché io l'italiano, noi umbri l'italiano ce l'abbiamo poco, dunque già facciamo fatica. Puoi sentire Lucrezia, ditemi qualcos'altra parola che ce l'hai di mezzo, che voi avete tanto belle, le tutte aperte così. Pesaro, noi Pesaro. Scusa, ma da dove vieni? Perché? Da Perugia. Perugia? Vicino Perugia. Marciano. Ora te. Tu studi. Cosa studi? Niente. No, io che scuola che hai fatto? Dimmi la tua lingua che ti piace di più, ma forse è qualcosa di te che diverso. Ah, studi spagnolo. E canta in spagnolo. E canta in spagnolo. Ogni tanto provo anche a cantare in spagnolo, ma già ho difficoltà a parlare l'italiano, immagino lo spagnolo. L'ho parlato tanto in questi giorni lo spagnolo, perché siamo stati in crociera e praticamente erano quasi tutti spagnoli. Dunque dovevi parlare in spagnolo. Allora mettevo tutte le parole alla S finale. Mostriciattolos. Rugbys, io dicevo gli occhialis, dunque capito, io facevo così, dunque immagina quanto potevano capirmi, però, cioè, non mi prendevano in giro, ma alla fine ci capivamo proprio così un po' a gesto. Studi spagnolo, quanti anni hai? 15 anni, e già studi spagnolo, da molto? No, da sole, adesso vanno a scuola. Ah, allora lo sai bene. Come sta? Forte, che non ho sentito. Senti che bella pronuncia. La migliore dell'istituto, gli hanno detto. Ah, come ti senti? Dimmi qualcosa a me in spagnolo, mi puoi anche insultare. Dimmi qualcosa. Che persona ti seguo? Dai, dimmi.
Dice che sto simpatico, antipatico. Sì, ma in spagnolo. Simpatico. Ah, beh, allora. Ah, allora posso andare anche io. Sì, ma parla di qualcosa, dai. Di qualcosa di questo posto, è accogliente, è bellissimo, le maestre sono brave. Va. Sono buone. Sono luce. Oh, vedi? Oh, vedi? Un applauso. Brava. Lui ogni tanto si fa sentire. Arriva. Altri 5 minuti arriva. Altri 5 minuti arriva. E ci dici qualcosa oppure vengo io da te? Non ci dici nulla? Sei sicura? Canta la mattina e la sera e poi non vuole fare. Allora, che canzone ti piace di più di tu? Non mi dite Spasito? Lei è Spasito sicuro? Certo, sono spagnolo, è facile. Canta quelle di Lani Pelin, perché lei va cantando queste canzoni di quella ragazza. Che fai canto? Fai canto davvero? Aiuto con me. Non so come canta, si vergogna ma canta così. C'è un po' c'è lo stesso la... Lascia andare, fare se si lei si vergogna, ma vedrai il cuore. Lingua, no? Guarda, non è che c'ho i baffi, però dai. Vabbè, allora sentiamo anche te, piano piano, ok? No? Sì, le può togliere le scarpe, sì. E invece te che mi racconti? Alessia, senti Alessia un po', parla un po' di te, chi sei tu? Di dove sei Alessia? A Carrara. Di Carrara. Ho finito la scuola fino adesso. Hai fatto? Ho finito la scuola fino adesso. Bene. Ma stai bene qui? Sì. Ti fanno divertire? Sì. Bene, no. Questa è una roba importante. Gioco anch'io, tanto, eh. Infatti la mia fidanzata è sempre attorno perché dice stai sempre sul computer, resta sempre lì. Io fondamentalmente sono bambino, perché io faccio i disastri dalla mattina alla sera. Che fanciullino c'è con te? Io sì, poi dopo non so se mi è capitato di vedere l'orchestra, di vedere qualche serata nostra. Io salto, sono un grillo. Infatti dico, se fra 10 anni io continuerò a fare questo lavoro, fra 10 anni devo saltare uguale. E insomma Alessia, dove vai a scuola? Sempre a Carrara? Dai su, fatelo tutti con me. Occidentali scarma. Ci proviamo mai. La scimmia nuda balla. Occidentali scarma. Fate un applauso. Bravi! Non fa timida. Gracias.
Bravissima. Forte l'anima.
Facciamo un applauso, dai! Ragazzi, le canzoni è quello, io c'ho il blocco quello. Io canto quasi tutte le canzoni. Perché quando sei da solo riesci, perché non hai tutte le canzoni che canto le 100% dentro. Dunque ti emoziona perché ti ricordano sempre dei momenti importanti, momenti particolari, delusioni, cose belle. Dunque io ogni canzone che faccio ha una storia a sé, perché comunque sia, quando ho fatto la mia prima canzone, tra virgolette, in orchestra, che è stato Casanova, dove mi hanno dato questo soprannome del Casanova. Casanova era uno che gli piacevano le ragazze, era uno che ci sapeva anche fare alla fine, io non ci so fare, ma. Però mi hanno appioppato sto soprannome Casanova, e in quella canzone c'è tante cose dietro, ci sono, che ho vissuto io nella preparazione, nell'entrare nel personaggio di quella canzone, perché ogni canzone ha effettivamente una storia, un'avventura. Te, questo ragazzo, questo Casanova che fa il provolone con un'altra ragazza, però che succede? La ragazza lo tiene un po' distante perché vede che Casanova è un po' farfallone, un po' giocherellone, no? E allora per interpretarla c'è la storia dietro, che tu devi pensare tutte le cose che succedono. Incontri una ragazza per strada, ciao, no? Ci parli, no? Ci parli? Allora ti torna in mente, avevo approcciato in quel modo, magari questa frase va detta così, allora la dici in questo modo. Ci sono delle cose fantastiche, adesso usciranno 3 CD nuovi dell'orchestra e ci sarà una canzone a cui io tengo tantissimo, che si chiama Donna tu lo sai, che sto facendo in serata. Quella a me mi mette i brividi quando la canto. Qualche volta mi ha fatto scendere anche la lacrimuccia, mi ha fatto sorridere. Perché è questo, la musica fa questo. E seguitela sempre. Un'altra canzone. Marco, silenzio adesso. Ci sarò anche io. Tu vai. Fatto tutto lui, ubriaco come al solito, padrone più che mai. Padre senza l'anima, che mangia un po' di sé, e la croce finto la croce di lui, che c'era dentro te. Yeah.
in una stanza. E ogni giorno a me non piacco di sperare la speranza. Diamo un applauso.